Ciao a tutti gli amici di CPV, sono Alfa85, ci troviamo in compagnia di Super Todd ed Andy Ciao. Snake. Siamo qui per parlare di Spider-Man 3 uscito per PC, Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 2. Wii, GBA, DS per tutte le console, per la macchina del caffè di Super Todd, tranne per il mio gabinetto che ho avuto da ridire. Allora, per quanto riguarda la versione PS3, non è uscita ieri precisamente, ma uscirà il 18 maggio sia nella versione normale che nella versione collector. La versione collector cambia unicamente per la confezione nera e per la possibilità di utilizzare Green Goblin con il Six Axis e vedere alcune scene del film. Quindi chi non se l'è visto sono tosta. Visto che sei fra di noi sei quello che ci ha giocato di più comunque per 360 e comunque ha la versione next gen, come si dice in questo periodo, che cosa ci puoi dire della grafica, sonoro, giocabilità e via dicendo? Allora, per quanto riguarda la grafica, è pulita, buona, a differenza della versione PC, non vi sono sgranature nelle ombre, l'anti-aliasing fa il suo dovere, lo si può visualizzare dai 720p fino ai 1080p, purché si abbia la console 360 aggiornata. La giocabilità è sempre buona, ma niente di tanto particolare. Esatto, si può fantasticare ottimamente con i comandi. Diciamo che vi sono alcune scene di gioco molto simili a quelle di Resident Evil, cioè quando si fanno delle combo bisogna premere nel momento esatto il tasto che vi verrà chiesto. Ad esempio, Super Todd ha sbagliato un tasto, è andato a schiantarsi contro un palo, non so cosa. È Speedy che è rincoglionito, non è colpa mia. Noi in questo momento stiamo vedendo delle immagini in il trailer, però vabbè, realizzato con il motore del gioco e le animazioni comunque ci sembrano buone. L'interesse lui è preso proprio dal video. Guarda, guarda, ci sono tutti, ci sono Scorpio, ci sono Rino. Kingpin. Sì, il gioco è molto lungo, ci sono ben 10 trame, tra cui tante altre. Poi vi sono anche le cosiddette bande di teppisti, un po' alla Crackdown. Ogni. Infatti, quello che abbiamo notato è che comunque il gioco è abbastanza vasto per tutti gli appassionati. Diciamo che è una Tamriel moderna, se si può dire. Non offendere! Ecco, in questa scena teatrale possiamo vedere le mosse speciali che vi ho Sai che ci detto. faceva un autobus volante? Qualcuno l'avrà scaraventato per puro piacere. Ecco, scaraventato. Anche gente dai Come vedete, le combo sono molto belle. Evidentemente quell'autobus è un C'è qualche bug però. Super Todd la. Beccato un bug prima dove lo Speedy si fermava in stile Matrix. Su di un muretto. Sì, ma non si è capito un cazzo. Comunque va. Sarà un nuovo superpotere. E di trasformazione tra Tra simbionte e Spider-Man. Allora, guarda, Spider-Man standard ha i classici superpoteri, ma niente di particolare, a differenza del simbionte che con un pugno. Niente di particolare, viaggia tra New York in mezzo secondo, arriva niente di particolare. Per dire, vabbè, perché uno poi alla fine del gioco si potrà scegliere tra il simbiote e quello rosso. Naturalmente tutti quanti sceglieranno il simbiote. Non solo il gioco diverrà abbastanza facile, ma non è detto, ma avrà mosse molto più particolari. Guarda la difficoltà, il gioco più si va avanti più diventa difficile. Da notare però i riflessi dell'uomo sabbia che sono secondo me fatti veramente Vabbè, oggi non credo sia difficile. bene. Poi, per quanto riguarda il sonoro, Alfo ha qualcosa da dire. No, vabbè, abbiamo provato prima sulla 360, quindi uno uno si aspetta, però abbiamo notato una New York affollatissima, trafficatissima, ma non si sente assolutamente niente. Non c'è nessuno. Mentre Spider-Man 2 c'erano tre macchine, c'era il mercato del pesce, qua c'è un bordello di roba, ma non c'è nessuno. Non si, effetti, è vero, una pecca è che non si sente nulla, non si sente vociare, non si sente il classico rumore di cioè di New York, sto parlando. La prima Manhattan insonorizzata. C'è solo ci rifaremmo con Grand Theft Auto che arrivano e oh no, ma mi stanno rubando la macchina. la macchina. Quindi grandi mosse, salti, voli, nemici in quantità, ma rumori zero. Mi pare che qua ho visto pure Moira Orfei, con tutte queste acrobazie qua si mette pure il circo. Si fa violentare da un simbiote, ma l'hai visto? Comunque, poi per quanto riguarda invece il gameplay, abbiamo parlato della grafica, che comunque il tempo sta per scadere. Dai. Allora, per quanto riguarda il gameplay, le mosse sono tantissime, a differenza del secondo episodio che si dovevano comprare le mosse, qui più le utilizzate, quindi stile RPG, più si sviluppano. Quindi il livello di difficoltà in media, generale. Media, complesso, più è avanti più diventa difficile. Anzi, già il tutorial è abbastanza rompiscatole. Poi, se si incontra Lizard che ha affrontato Vincenzo,
Infatti, Vincenzo, tu che ci hai giocato, cosa ci puoi dire in due secondi? Che è una schiappa, l'ho fatto fuori subito, è una merda. Cioè. E del gioco in generale? Carino, graficamente è abbastanza bello, è divertente. Stiamo vedendo anche i visi che sono abbastanza fedeli al... sta finendo il tempo! Salutiamo tutti e... È finito il nostro tempo a disposizione. Un 7 e mezzo per questo Spider-Man. Un saluto a tutti, ciao! Ciao! Ciao.